Allora, mi date la linea? Grazie. Mancano 4 minuti, dopo andiamo a pranzo insieme. Io però ho qualche cosa che cui volevo chiedere. Si è parlato del pacchetto latte, ma siamo tutti d'accordo, cioè siete tutti d'accordo, i produttori, il latte italiano. Lo apprezzate il pacchetto latte o no? Marco, lo apprezzi il pacchetto latte? Dopo sentiamo anche Beppe Ambrosi. Lo apprezzate o no? Cosa c'ha di positivo e di negativo? Ditecelo perché è importante saperlo per noi. Funziona? Sai benissimo come la penso, sono un pochino fuori linea delle idee generali. Quello che ho sentito che questa mattina mi dà una conferma nettissima che il mondo si muove in una maniera completamente diversa da quella che qualche nostro politico sta immaginando si debba muovere. Ci hanno descritto uno scenario di mercati liberi, di competitività. Di sistemi organizzati di grandissime dimensioni e qui ci troviamo una cosa strana che io non credo neanche che esista, non credevo che potesse esistere, dove sembra che si debba creare un prezzo obbligatorio, durate obbligatorie dei contratti in un mercato dove si è parlato solo di volatilità, che può cambiare da un giorno all'altro, di costi di produzione determinabili in non so quale maniera perché ogni impresa ha il suo costo di produzione, ma non solo nel settore agricolo, in tutti gli altri settori dove ci sono imprese che aprono, che sviluppano, altre che chiudono, facendo lo stesso prodotto. Quindi mi sembra che la cosa più pericolosa che alimenti questo modo di far finta di proteggere i produttori di latte sia quello di continuare a fargli balenare davanti agli occhi il miraggio che qualcuno ci penserà lui a fare prezzo per loro. Questo è un errore madornale, a parte il fatto che giuridicamente. Ma questo è. Se, io ho visto solo un pezzo del convegno perché sono arrivato tardi perché non sono stato bene stanotte. Questo è reso evidente dai due relatori che io ho sentito molto bene e che sono due persone che leggono il mondiale in ottica di mercato, soprattutto di prezzi, di costi, di domande e di offerta. Perché qualcuno l'ha detto e il mondo agricolo dovrebbe saperlo perché è davanti a un esempio eclatante, io parlo da agricolo sostanzialmente, quest'anno se qualcuno volesse comprare del fieno lo compra anche a costo zero e non lo compra neanche a costo zero. Quindi il definire un prezzo predefinito con qualche meccanismo e presupporrebbe anche l'obbligo del compratore di comprarlo. Io spero che non si arrivi a tanto per legge, perché vorrebbe dire che la partita sarebbe finita. Io non so chi riesce a immaginare, e credo di immaginare che sì, alcuni li conosco, abbiamo lì quello che fa il portavoce dell'assessore Fava, ha detto lui, mi pare, che sembra che abbia una serie di idee di questo tipo che con il mercato non hanno assolutamente niente a che fare. Quello che ci hanno detto stamattina è la chiara trasparenza che chi vuole rimanere vivo deve imparare a stare sul mercato reale. Su quello immaginato sono capaci tutti di starci. Beppe Ambrosi è presidente di Assolatte, ma ha un'impresa che si chiama Ambrosi, sull'autostrada la si vede lì. Non posso che essere d'accordo con quello che è stato detto. Il realismo che noi andiamo predicando è che le regole in generale non vanno a risolvere i mercati. La volatilità è dettata da posizioni di mercato che non si possono governare con men che meno con decreti legge. Tu mi hai chiesto del pacchetto latte, ci sono sicuramente degli elementi di base
all'interno che possono essere anche condivisi, possono essere anche utili, come dire, per tutta la filiera. Ci possono essere degli interessi specifici per il mondo delle DOP, perché ne determinano alcune regole piuttosto importanti per il loro funzionamento, però sull'aspetto del regolamento del prezzo, della valorizzazione del prezzo della materia prima, come è emerso anche durante le relazioni che abbiamo ascoltato, non è sicuramente questo il modo di affrontare il problema, e la volatilità non verrà governata in questo modo. Ok, grazie. Giovanni Guarnieri, pacchetto latte numero 2, come lo interpreti tu? Giovanni Guarnieri è amministratore delegato di una cooperativa, La Plac. Ieri ha parlato il suo presidente, che è anche presidente del consorzio del Grana Padano, Valdrighi Cesare, c'era ieri che ha parlato. Io penso che, come i miei interlocutori precedenti, che il mercato abbia le sue regole, e la volatilità è un elemento con il quale dobbiamo imparare a convivere. Però mi sembra molto interessante collegare questo aspetto con la discussione che abbiamo fatto ieri legata al mercato dei future. Gli Stati Uniti sono un mercato estremamente libero, però non per questo hanno cercato di mettere in pista degli strumenti per gestire la volatilità, e quindi la volatilità è comunque un problema, anche se va, diciamo così, condivisa e accettata. Direi che per quanto riguarda il pacchetto latte 2 che arriverà, insomma, sì, sarà importante capire come sarà utile che vengano utilizzati nel mondo, sul mercato europeo, ma anche sul mercato italiano, strumenti di gestione della volatilità, sia sotto il profilo assicurativo, come gli Stati Uniti hanno implementato, ma anche sotto il profilo finanziario, come gli stessi Stati Uniti fanno. Quindi guardiamo quel mercato che ha messo in pista strumenti diversi, accettando le regole del mercato, per cercare di dare sia ai trasformatori che ai produttori di latte degli strumenti per poter fare il loro business, gestire i loro margini, coprendosi parzialmente dai rischi della volatilità. Ok, vorrei chiudere chiedendo al professor Giacomini in due parole il suo pensiero su questo pacchetto latte. Due parole, perché poi dopo andiamo cosa. Giacomini, io e lui abbiamo fatto un incontro il dicembre del 2013 e avevamo previsto l'attuale situazione. C'era presente, mi pare, Nino Ondena e dei produttori, ti ricordi? Avevamo previsto che saremmo arrivati così. Quindi, in base alle previsioni di CLAL, avevamo previsto dicembre 2013 che fine dell'anno 2014 avremmo avuto una situazione che poi è successo. C'era anche lui presente. Anche il bando russo. No. Già non conti il bando russo, secondo il nostro punto di vista, non ha quel peso di quello che è successo. Comunque, prego. Tornando a quelli che sono stati gli interventi appena fatti, io concordo assolutamente sul fatto che il mercato non è che si possa correggere con interventi che siano interventi come quelli che abbiamo conosciuto soprattutto nel passato, e soprattutto se si considerano che si vogliono disciplinare addirittura intervenire sui prezzi come quello che fa prefigura di fatto il pacchetto latte, quello che chiamiamo pacchetto latte, che è il decreto che è stato approvato ultimamente. L'unica cosa che posso osservare è che se non si può intervenire sul mercato, se il mercato evidentemente è un mercato che ha le sue volatilità, ed è giusto quello che diceva prima Brazzale, la volatilità è l'effetto di una serie di cause, no? Che ci sono, certamente però si può cercare di intervenire per organizzare meglio il mercato. E in effetti l'aspetto che noi tante volte dimentichiamo è che noi, a livello soprattutto nazionale, certamente un decreto come quello che è stato fatto alla fine delle quote latte non può pretendere di organizzare il mercato, e l'introduzione di uno strumento come quello che è dell'interprofessione, oltretutto uno strumento scarsamente regolato, addirittura semplicemente applicando quello che è previsto nel regolamento 1305, soltanto trasferendolo a livello nazionale,
senza un quadro chiaro su quelle che sono le azioni delle organizzazioni dei produttori, fa sì che il mercato non sia in grado di essere organizzato, e noi non abbiamo la volontà di organizzarlo perché non l'abbiamo fatto prima e non so se siamo in grado di farlo adesso. Okay. Questo è il punto. Okay. Allora credo che invece il punto su cui vale la pena riflettere è quel dato che è stato dato sullo scarto al 2024 di quello che sarà l'andamento della produzione e quello che sarà l'andamento dei consumi. Cioè il problema vero resta il mercato, resta competere sul mercato e avere la capacità di vincere la competizione sui mercati che andremo ad affrontare. Ok, grazie. Allora diciamo che adesso andiamo e ad oggi avremo Francesco Pugliese uno contro tutti, quindi lo interrogherete a 360 gradi tutti, avrà 4-5 che lo interrogano, ma è aperto. Questo abbiamo chiesto, uno contro tutti. Non è ammessa violenza fisica. Non è ammessa violenza fisica. Avremo Sodi che ci presenterà e il professor Rossi sul burro che sta qualche cosa esplodendo che va verificato. Grazie, diamo a mangiare qualcosa di buono. Attenzione per una comunicazione di servizio, gentilmente. Il buffet è al piano superiore, ristorante Benacus. Ci ritroviamo qui puntuali, per favore, alle 14:25. Grazie.